E salve a tutti, bentornati di nuovo nel canale di Philips 93. Questo è MaxLRTP che ha cambiato nome, adesso si chiama Flood Super Mario Maker 2. E ho anche avuto una spiacevole, inconveniente notizia, perché lui ha cancellato tutti i suoi 8 monti e li ha ridimensionati in uno solo, quindi praticamente i 6 video che avevo dedicato di tutti i suoi 6 monti precedenti non valgono più niente, quindi vabbè. Facciamo finta di niente, ci giochiamo questo super mondo che è praticamente tutto ambientato sott'acqua. Dark Ship Facility FE2, va bene, vediamo che roba è. Ok, devo salire subito nel tubo, immagino, sì, perfetto. È ambientato nel castello, come potete vedere. Nell'acqua non c'è proprio niente, almeno per ora. Attiviamo questi episodi. Subito! Uno me ne è accorto che la lava saliva. Che devo fare? Va bene, ma praticamente la lava ha una velocità supersonica, devo tener conto della velocità della lava, tutti gli effetti. Run. Dai, sali, sali, sali per favore. Ok, devo togliti asticella invocata. Ok, perfetto, saliamo, saliamo e scappiamo immediatamente dalla lava e ci siamo salvati. Dai, ce l'abbiamo fatta, almeno in questa prima parte. E adesso? Ancora lava? Devo scendere? No! Maledetto! Ma mi hai trollato, maledetto, mi hai trollato! Mi hai detto di scendere con le frecce, ma in realtà era solo la morte, praticamente, che mi stava aspettando. Non si fanno queste cose, maledetto! Adesso sì. È una fregatura, non devo scendere, non devo scendere, ma immagino che devo saltare da qui, perfetto. Non era un altro troll, vero? Perché sennò grido, grido veramente e grido amaramente. Non sembra che sia un altro troll. E ne entriamo nel tubo, un'altra zona ci aspetta. Ciambellosa! E che devo fare? Ah, la fine, perfetto! Ok, bene. La fine era nascosta da una ciambella, quella che praticamente abbiamo colpito alla fine. Divertente, very nice, very, very nice level. Thank you very much. Maledetto! Mi perseguiterà per sempre questo giochino demente. Fammele vincere per favore perché sennò grido. Oh, grazie al cielo. 2 vite vinte. Una? Vabbè. Tutta questa fatica per una vita. Boh, non riesco a capire niente. Vabbè, comunque, è un mondo un po' strano questo, sinceramente. Non ho mai visto un mondo così praticamente buttato in acqua. Familiar Ruins F2. Sono tutte cose familiari a quanto pare. Vabbè, neanche il tempo, porca miseria. E chi lo sapeva questo? Vabbè, aspettiamo 2 secondi perché. Ma come faccio? Cioè, ce l'ho il tempo per passare, mi stanno venendo i dubbi perché sono troppo veloci queste cozzette gratinate qui. Aspettiamo 2 secondi. Ora, fammi saltare. Ok, sì, ce l'avevo il tempo, ce l'avevo il tempo. Che devo fare? Che cacchio devo fare? Ok, perfetto. Devo essere veloce! Perché la pianta sgranocchio si è messa lì, si è posizionata apposta per non farmi passare, va bene. Devo essere più veloce del gioco a tutti gli effetti. Ho superato questa parte. E adesso devo fare questo. Sicuramente devo azionare questo. E poi questo, immagino. Sì, così si è creata la strada anche di sotto. E adesso devo salire, giusto? Sì, perfetto, sarà salito. Sblocchiamo anche questa zona. Fatto che okay. La prima parte è finita. È finita ufficialmente. Adesso c'è la parte invocata. E mi sa che sia molto. No! Non salire! Maledetta lava! Meno male che si è fermata lì. Pensavo che mi stesse per fare la barba. Tutti gli effetti. No! Maledetti! Me li fai salire così? Mi fa venire un infarto. Tutti e tre. No, qua devo correre! Qua devo correre assolutamente, anche se il tombo però è lento. Pensavo che fosse più veloce! I focherelli! Fine! Ah, ok, era nascosto praticamente lì tra le nuvolette e la bandiera. Perfetto, va bene. Ti do un bellissimo wow qui perché la parte delle cozze gratinate è stata veramente bella. Bella a tutti gli effetti. Ci facciamo anche il livellone questo di qua. Shaking Ship F2, vabbè. Livelli particolari, carini, carini come nomi.
sono tutte queste ambientazioni un po' semitrollose, da quello che sto capendo. È un livello veramente particolare, lava che sale piano piano. Devo stare attento perché sta salendo di piano piano. Tensione! No! Ma la fretta è cattiva consigliera. Piano. Di nuovo anche qui piano. Entriamo nel tubo. Qua la lava sale più gradualmente. Lava, in realtà è l'acqua avvelenata che sale più gradualmente rispetto agli altri livelli. Sì, e adesso? Anche qui sopra. Va bene, ok, perfetto. Tutti i salti così interessanti, diciamo. Che devo fare? Perfetto, perfetto, perfetto. Questa zona l'abbiamo superata praticamente perfettamente al primo colpo. Non sapevo neanche io quello che stavo facendo, ma ce l'ho fatta. Subito, perché ho visto che c'era la pianta sgranocchio che stava per venire avvicinarci in modo abbastanza affettuoso. Che devo fare? E qui? Ah, perfetto. Di nuovo il trucchetto delle nuvolette che nascondono la bandiera. Ok, va bene, va bene. Very nice. Divertente. Mi ha divertito. Very nice, very, very nice. Ultimo livello di questo mini mondo. Ah no, no. Che cacchio è successo? E questo è l'ultimo livello, è spuntata una cosa dal nulla e ce lo giochiamo immediatamente a questo punto. L'ultimo livello di questo mondo, Hell Facility, inverno facilitato, la tua mappa, vabbè. Titoli stranissimi però, devo dire, devo essere sincero. No, è subito la lava che sale, non mi dà neanche il tempo. Piano, no, ma vabbè, come inizio non c'è male, come inizio veramente abbiamo fatto fuochi e fiamme a tutti gli effetti. No! Ma... Piano, pianissimo, perché ho capito il trucchetto. No! Ah, dovevo premerlo, ma per andare dove? Nel tubo. Va bene, ok, perfetto. Subito saliamo, immediatamente. Stalattiti di ghiaccio, che ci stanno tantissime. Che cacchio, no! No! Che devo fare? Che devo fare qua? Porca miseria, non lo capisco cosa devo fare qua. Come cacchio si fa? Ah, così, così, perfetto, così. Va bene, ho capito come fare. E adesso devo sbloccare lo switch e entriamo qua dentro. Anche questa seconda zona superata senza... Ma porca miseria, ma non si fa così, dai! Come faceva a sapere che c'era uno switch subito da premere? Maledetto Maxi, che non sei più Maxi, ma sei un altro nome che neanche mi ricordo più. Maledetto a tutti gli effetti. No, non morire, non morire. Vabbè, non volevo morire con la lava, ma morire col fuocarello è ancora più indegno della lava a tutti gli effetti. Capito, si doveva fare subito, però un casino, è un casino, una cosa del genere. Saliamo qui sopra che non c'è palesemente niente. Però devo scendere qui sopra. Ma porca miseria, la lava che continua a salire in imperterrito. Non la smette di salire, questo è il problema. Quindi non devo perdere tempo, non devo farcela. Porca miseria! Non ce la faccio a salire di nuovo e a premere lo switch, non ce la faccio. Come ho fatto poco fa? Non lo so, non lo so, non lo so, non me lo chiedete neanche. Piano! Vabbè, tu ha detto per i fatti suoi, uno spirito libero che salta quando gli dice la testa. Ok, pappete, pappete. Ma questo me lo sapevo a memoria. No! Ma perché si preme il tasto di... Perché il tasto si blocca? Ho un Joy-Con praticamente come se fosse di quarta mano, talmente schifoso proprio. Fai i tasti, premi i tasti che vuole lui, tutti vabbè, vabbè, vabbè. Niente, tagliamo tutto e ci vediamo direttamente lì. Per favore, fammelo bene questo salto. Fammelo bene! Oh, ce l'ha fatta, finalmente! E adesso? Era la fine! Era la fine! Cioè, voi non vi rendete conto che io praticamente ho dovuto ripetere quella zona per altre 5 volte... Quando potevo arrivare alla fine al primo colpo. Cioè, vabbè, lasciamo perdere tutto questo. Lasciamo perdere. Wow, wow, veramente. Perché quel salto era proprio da wow, proprio l'ultimo. E abbiamo vinto. Abbiamo finito il mondo di... Sì, abbiamo finito. Ok, abbiamo vinto. E ecco qua Toadette che ha riscosso, tra virgolette, la principessa.
sopra il dinosaurino. Ok, mondo completato. Va bene, ti ho detto che festeggia. La principessa che non muove, non fa ciglio, non muove niente. Manco un complimento, neanche grazie. Ingrata questa principessa a tutti gli effetti. Finito così? Sì, va bene. Abbiamo finito il mondo di Flood, Super Mario Maker 2, che era il vecchio Maxi LRTP. E a questo punto vi ringrazio per aver seguito un altro... Vi ringrazio per aver visto questo video e a questo punto ci vediamo alla prossima puntata di Super Mario Maker 2. Una buona giornata a tutti.